Bentrovati quest'oggi, nuovo appuntamento con Al voto, la trasmissione che puntualmente andiamo a dedicare alle varie tornate elettorali. In questo periodo siamo alle prese con due tipi differenti di elezioni, elezioni amministrative e anche elezioni europee. A quanto pare tra non moltissimo, si parla del mese di novembre, dovremo occuparci anche di elezioni regionali. Al momento però è presto per parlarne, torniamo quindi al giorno d'oggi, perché quest'oggi intendiamo dedicarci e occuparci di un comune che sarà interessato dalle elezioni amministrative. Parliamo del comune di Stignano, un piccolo ma affascinante borgo della provincia di Reggio Calabria. Due sono le liste in gara, per così dire, una è quella capitanata da Francesco Candia, sindaco uscente. A sostenerlo vi è la lista Timone, nuovamente per Stignano al centro. L'altra invece la lista capitanata da Pier Domenico Sasso, anch'egli con un passato amministrativo, sostenuto dalla lista Civitas. Ma noi andiamo a ripercorrere in breve e in parte quella che è stata la loro carriera politico-amministrativa grazie alla nostra scheda introduttiva. È sfida a due e già vista a Stignano. Il comune infatti figura tra i 149 in cui il prossimo 25 maggio si andrà alle urne. Come dicevamo, la sfida è già vista e ripropone il faccia a faccia tra Candia e Sasso. Da un lato quindi l'attuale sindaco Francesco Candia, 51 anni, volto noto della politica. Già consigliere comunale dal 90 al 95, ha ricoperto la carica di sindaco dal 1995 al 2004. Quasi in contemporanea, dal 2000 al 2009, ha anche assunto la carica di presidente del consorzio di funzioni fra enti locali, locri di ambiente e fino al 2007 quella di componente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Dal 2010 è componente della Commissione Immigrazione e della Commissione Finanza Locale nell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Dal 2003 al 2009 è stato segretario provinciale dell'UDC per poi divenire, fino al 2011, presidente provinciale del partito e nel 2012 commissario provinciale. Nel 2009 è tornata alla guida del comune di Stignano ed è pronto a tener salde carica e poltrona, convinto di rappresentare assieme alla sua squadra la miglior via di sviluppo per questo affascinante borgo. Nome della lista è Timone, nuovamente per Stignano al centro. Come è accaduto 5 anni or sono, a sfidarlo è Pier Domenico Sasso. 60 anni compiuti da poco, ha iniziato ad avvicinarsi ai palazzi della politica nel 1985 come capogruppo di minoranza fino al 1990. A sostenerlo vi era la lista La Bilancia. Dal 90 al 95 ha invece ricoperto la carica di vice sindaco nell'allora amministrazione guidata da Tobia Sotira, che andò a sostituire negli ultimi mesi di legislatura, ovvero da gennaio ad aprile. Dal 2004 al 2009 ha guidato il comune in qualità di primo cittadino, mentre dal 2009 ad oggi è rimasto seduto tra i banchi dell'opposizione come capogruppo della lista Civitas. Dopo 5 anni riprova ad incassare la fiducia degli elettori, riproponendosi come sindaco con l'obiettivo di svegliare l'attività amministrativa dal letargo che, a parer suo, avrebbe caratterizzato la squadra uscente. La lista che lo sostiene è ancora Civitas. Chi scegliere allora, Candia o Sasso? Ad entrambi è affidato lo scettro delle argomentazioni, nella speranza che le stesse si traducano in eccellenti calamite di consensi. E allora abbiamo ripercorso molto velocemente, come dicevamo in parte, quella che è stata la carriera politica dei due candidati sindaco che noi abbiamo il piacere di accogliere qui in studio, quindi vado a salutarli e ringraziarli ovviamente per aver accettato il nostro invito. Ringrazio e saluto Francesco Candia, candidato sindaco con la lista Timone, diciamo così, insomma, per abbreviare. Grazie per a voi per l'ospitalità. Ringraziamo anche il candidato consigliere Raffaele Squillace, sempre per la lista Timone. Grazie. E ancora andiamo a ringraziare anche Pier Domenico Sasso, candidato sindaco con la lista Civitas. Buonasera. Buonasera, anche noi ringraziamo per l'ospitalità che ovviamente non potevamo rifiutare, visto la gentilezza che ci avete usato. Noi siamo qui però. Sì, figuri, ne siamo felici. E ringraziamo e salutiamo anche Antonio Finis, candidato consigliere sempre per la lista Civitas. Grazie. Bene, direi di entrare subito nel vivo della nostra puntata, partirei proprio dal sindaco uscente Francesco Candia. Allora, dopo questi 5 anni di amministrazione va a riproporsi agli elettori, convinto, possiamo dirlo ovviamente, di rappresentare il miglior futuro possibile, diciamo così, per il comune di Stignano. Per quale motivo?
Ma noi abbiamo avviato un lavoro che riteniamo di aver ben condotto, cioè risollevando intanto le sorti finanziarie del Comune, che all'inizio del mandato erano certamente non delle migliori. Abbiamo poi attivato un lavoro e un percorso i cui passi più importanti si stanno proprio concretizzando ora. Allora, proprio alla luce anche della disponibilità dell'intera squadra, ma anche con il vaglio di una parte di elettorato che ci ha sostenuto, io ritengo che non si sarebbe potuto fare a meno che di proporre una prosecuzione dell'azione proprio per portare a completamento alcune azioni peraltro strategiche. D'altronde lo scenario che ci troviamo davanti dal punto di vista anche delle ipotesi e dei percorsi politici non rappresentava molte novità, nel senso che ci ritroviamo gli stessi candidati di qualche decennio fa, e allora certamente non vedo perché il problema avrei dovuto pormelo essenzialmente io. Se ci lasciamo al giudizio degli elettori, io voglio da uscente fare due note velocissime che sono queste. Intanto, rispetto all'operato, pure gli ascoltatori possono leggersi la relazione di fine mandato, che è un adempimento che agisce per la prima volta e quindi è pubblicata sul sito del Comune, ci sono tutti i riferimenti finanziari, c'è una breve sintesi di raffronto di quella che è stata l'attuazione del programma all'epoca proposto e premiato dagli elettori. La seconda è quella che voglio spendere proprio in introduzione, è quella che in tutti questi anni nel mio paese io mi sono sforzato di introdurre e di contribuire. È chiaro che questo non lo si fa da solo, lo si è fatto anche insieme agli altri, io ho avuto modo di riconoscerlo in Consiglio Comunale ultimo, di tenere vivo un confronto civile, sereno, costruttivo, e quindi ci proponiamo anche in questo che sia la campagna elettorale sia il proseguo possa essere contraddistinto da questa metodologia. Il passato non proprio recente Stignano non è stato di questo tenore, e quindi questa è una conquista che per la parte che può essermi appartenuta insieme agli altri amici vorrei che non la perdessimo e ci terrei a custodirla cara. Ecco Sindaco, lei con la pacatezza che la contraddistingue, tuttavia sta lanciando un po' di stoccate, nel senso sta parlando ovviamente di passato, nel senso mi ha detto, io nel 2009 la situazione che ho trovato a Stignano non era delle migliori. Pensavo si riferisse al metodo. Cinque anni fa, l'amico Piero Sasso, perché c'è tra di noi soprattutto un rapporto di buon dialogo, di amicizia, che spero rimanga tale tra tutti, però 5 anni fa penso che fosse innegabile che per ragioni soprattutto nascenti da contenziosi sul piano finanziario il Comune aveva una situazione piuttosto soffocata. D'altronde gli anni poi che si affacciavano non è che facessero sperare facili risanamenti, perché sappiamo che sia gli anni che abbiamo alle spalle, ma pure lo scenario attuale non è di quelli dove negli enti locali ci si va a candidare perché qualcuno ti manda i soldi da Roma, da Catanzaro, e tu quindi stabilisci solo come spendere. No? Adesso gli amministratori locali sono messi a dura prova, vengono trasformati quasi in esattori per conto dello Stato. E allora è giusto che questo noi cittadini lo diciamo esplicitamente, perché i cittadini sappiano che in realtà oggi si va a fare gli amministratori, non si viene facoltati di fare grandi cose, ma questo richiede maggiore analisi, maggiore severità anche da parte di chi vota, perché si tratta proprio di attribuire un compito difficile, e quindi è giusto che ognuno nel votare non si faccia prendere dalla leggerezza di pensare che l'uno vale l'altro. Noi veniamo da modelli che sono stati sperimentati, sia quello loro che il nostro, e questa cosa qua ci incoraggia e mi ha incoraggiato a non dovermi tirare indietro come se fosse stata fallimentare o letargica. Io penso di poter dimostrare tutt'altra cosa, ma voglio dire, staremo qua anche ad ascoltare e confrontare le argomentazioni e le osservazioni di ognuno. Un ultimo punto su questo: il quinquennio è stato anche caratterizzato da un'altra cosa.
Quando io ho detto costruttività e responsabilità che ho riconosciuto e che ribadisco, questo si è poi realizzato in che cosa? Anche che a parte gli atti di programmazione finanziaria e consuntivi, dove c'è stato un distinguo, diciamo, quindi pregiudiziale per le posizioni che dovevamo anche rispetto all'elettorato forse incarnare, ma su questo non sta a me di argomentare, però il grosso degli atti nel Comune di Stignano è stato votato diciamo quasi all'unanimità. Se questa cosa dà il merito di una posizione responsabile, penso che dall'altra rappresenti il riconoscimento che se io e la maggioranza avessimo portato proposte impraticabili o non condivisibili, certamente l'uscente gruppo di opposizione non avrebbe avuto problemi o ad astenersi o a votare contro o a dar battaglia ecco, sui temi. Quindi anche questo penso che sia un dato positivo da riconoscerci. Ovviamente noi più tardi andremo ovviamente anche ad andare a, in qualche modo ad approfondire tutti questi punti che hanno caratterizzato la vostra amministrazione. Intanto però chiederei a Pier Domenico Sasso di andare a replicare, nel senso lei condivide questa visione dei fatti, l'eredità che avete lasciato e che poi è stata raccolta da Francesco Candia era così poco positiva? Guardi, in parte può essere vero, ma dobbiamo analizzare alcune cosette. Il sindaco Francesco Candia, al quale io sono legato tra le altre cose da sentimenti di amicizia e di stima perché apparteniamo allo stesso paese, ma pur trovandoci in due liste contrapposte che ci vedono appunto agli antipodi e in quanto lui capeggia una lista e io ne capeggio un'altra, devo riconoscere che tra di noi c'è sempre stata la massima serenità, la massima pacatezza. Il sindaco ha affrontato questo argomento nell'ultima seduta consigliare del 7 aprile scorso, ma noi abbiamo pure espressamente approvato ed apprezzato questo andamento, ma è un andamento che non è di oggi, è diciamo che si è verificato tutto ciò sin dal, soprattutto diciamo, dal 2004 ad oggi. Perciò questo è un elemento che contraddistingue entrambe le liste. Per quanto riguarda invece il riferimento al problema economico-finanziario e allo stato così deficitario dell'ente, io presumo, e senz'altro sarà così, che il sindaco Candia si rifacesse alle multe relative all'autovelox, al cosiddetto famigerato autovelox, perché allora sperimentammo questo strumento diabolico che però oggi ci vede vittoriosi, perché il sindaco Candia deve dire tutta la verità dall'inizio alla fine. Tra l'altro io ho adottato quest'atto in Consiglio Comunale, al quale ha partecipato anche l'attuale sindaco che era allora all'opposizione, e c'era addirittura, noi eravamo tre liste, oltre a noi due c'era pure il dottore Miriello, rappresentante della lista di cui ora non ricordo il nome, ed erano stati pure favorevoli. Io ho avuto contatti pure col prefetto di Reggio Calabria, che era allora il dottore De Sena, che poi è stato, mi pare, senatore in questo collegio. Lui stesso mi ha detto, sindaco, vada avanti tranquillamente perché è giusto che ci sia un deterrente alla velocità di questi automezzi. Noi abbiamo la 106, che tutti conosciamo, che è attraversata da un sacco di svincoli che non dovevano esistere, ma purtroppo esistono. E la 106 è stata concepita come arteria di scorrimento veloce, e infatti lì si va ad una velocità pazzesca. D'altro canto mi metto anche nei panni dell'utente che, se dovesse osservare i segnali stradali per raggiungere, non so, dal bivio di Stignano, Reggio Calabria o Catanzaro, ci metterebbe una mezza giornata. Anzi, per arrivare a Reggio probabilmente ci metterebbe l'intera giornata. Però dico, noi abbiamo fatto ciò seguendo tutti i crismi legislativi possibili ed immaginabili. In ogni caso perdavamo le cause dinanzi al giudice di pace, perdavamo la causa dinanzi al tribunale, ma prima di lasciare il mandato di sindaco, cosa ho fatto? Ho stipulato una convenzione con l'avvocato Carnuccio, il quale, ricorrendo in Cassazione, sta uscendo vittorioso in continuazione. Tant'è che nell'ultimo... In una delle sedute consigliari, mi pare una seduta consigliare del 2012, quando stavamo approvando il consuntivo del 2012, cioè la seduta del 2013, era presente a quella seduta il ragioniere Curciarello, al quale io domandai espressamente, perciò in piena seduta consigliare, seduta pubblica, ragioniere, anzi dottor Curciarello,
Noi abbiamo introitato nel frattempo qualcosa, queste multe? Sì, guardi, dovremmo avere racimolato grosso modo 70-80 mila euro. Io non ho avuto contezza, mi fido ciecamente del dottor Giuseppe Curciarello, perché è persona fidata, affidabile e soprattutto professionalmente quotata e preparata. Insomma, lei sta spiegando quello che è quello accaduto. Che sì, no, perché visto e considerato che si è fatto riferimento allo stato così di squilibrio quasi, certo, tra virgolette, di questo ente, io devo dire invece il contrario. Dico, se davvero ci fosse stato tutto questo problema, cioè può esserci stato solo a livello iniziale. Oggi non solo 70-80 mila euro dovrebbero essere entrate nelle casse del comune, ma io non lo so perché non l'ho ancora accertato, ma lo accerterò. Ma dovrebbero essere entrate chissà quante, se hanno fatto regolarmente i ruoli e si sono fatti pagare dagli avvocati e così via discorrendo. Ma io non volevo neanche entrare in polemica con questa argomentazione, perché secondo me è un'argomentazione sterile, però visto e considerato che il sindaco ne ha fatto riferimento in maniera esplicita, io devo in maniera esplicita replicare. E adesso a distanza di qualche anno si ripropone, richiede fiducia agli elettori, con quali propositi però? No, però io dovevo terminare il discorso, perché il sindaco, no, sempre sulla situazione economico-finanziaria. Sì. E allora, se io avessi lasciato le finanze del comune nello stato descritto dal sindaco, no? Io dico, com'è che il sindaco, questa amministrazione, no? Riesce a spendere in una legislatura oltre 100.000 euro per offrire dei posti di tecnici o uffici di staff e... due posti, uno praticamente adesso mi pare che abbia costituito l'ufficio di staff con un tecnico, non è che voglio parlare del problema relativo alla persona, la persona che ricopre quel posto è persona stimabilissima, però si spendono per lui circa quasi 2.000 euro, 1.700-1.800 euro al mese sicuramente con gli oneri riflessi, e poi c'è un altro signore, anche questa persona stimabilissima, perciò io non tocco la persona, il problema è un problema di carattere puramente amministrativo, per il quale spendiamo poco, però andiamo a spendere mensilmente circa 600-700 euro, anche questo non l'ho appurato personalmente, però si può accertare dagli atti. Se lei somma i 1.700 ai 600 eccetera, noi superiamo 2.000 euro, se lei li fa per un'intera legislatura o perlomeno per un quadriennio, noi spendiamo, avremo speso più di 100.000 euro. Se le sorti finanziarie del nostro comune fossero state tali da non poter fare passi di questo genere, il sindaco li avrebbe fatti? Non credo proprio. Glielo chiederemo sicuramente. Vuol dire che allora poi lo stato finanziario dell'ente non era così... Ecco, prima di chiederle i motivi per i quali ha scelto di riproporsi, lascerei un attimo replicare anche Francesco Candia. Le cifre di cui parla Pier Domenico Sasso sono entrate nelle casse del comune, quelle relative alla questione autovelo? Intanto vorrei ricordare un passaggio che forse in buona fede l'amico Sasso ha omesso, no? Cioè, noi abbiamo vinto 108 ricorsi in Cassazione a questo momento, quindi a prescindere da quello. La globalità di queste verbali contestate era sopra 1.000. È vero o no che all'atto del passaggio delle consegne 5 anni fa il Comune aveva pagato oltre 870 risarcimenti? Quindi supponiamo che questi 1.000 contenziosi arrivino tutti alla Cassazione, certamente in un futuro potremmo immaginare perché non sono state nemmeno tutte appellate a qualunque livello, e questo, di questo poi seguirà certamente un approfondimento che nei ruoli che ci assegnerà l'elettorato faremo. Voglio trattare quindi il secondo punto. Su questo quindi il problema qual è stato? Il problema è stato di ammortizzare le uscite che erano superiori a 300.000 euro, perché è da 330 a 380 euro a testa, per quasi un migliaio erano oltre 300.000 euro che il Comune aveva sborsato. A queste 108 abbiamo chiesto la rifusione, diciamo, no? E quindi è un'operazione che è tuttora in corso. In più ci dovranno sostenere i costi delle spese legali, però stiamo parlando di 108 a fronte di 870 all'atto del passaggio. Voglio dare una risposta invece sulle cose dell'ufficio di staff, perché è contenuta nel programma ed è un fatto invece che ha caratterizzato la nostra efficienza.
perché si dice voi pagate un tecnico come staff a prescindere dai benefici e dai prodotti su cui accennerò, però spendete, avete speso 2000 euro. Io vorrei intanto ricordare a Piero, ci possiamo chiamare se è d'accordo, no, anche per noi perché ci conoscono tutti, no? Ci conoscono tutti, se no facciamo magari i falsosi, invece è bello ottenere quel clima abituale tra di noi, ecco. Cioè, vorrei ricordargli una cosa, intanto questo ingegnere di staff è stato anche affiancato e messo a supporto per alcune azioni dell'ufficio tecnico, dove nel biennio precedente, dopo il decesso del titolare in organico, anche voi avevate coperto a tempo pieno quel posto, quindi, cioè, mentre attualmente il responsabile ha un contratto di 15 ore e quindi non è che noi abbiamo 2000 euro che sono tutte spese aggiuntive. Poi vorrei evidenziare invece una cosa, perché ho qua un prospetto, no? Siccome questa cosa nel tuo programma l'hai individuata come una fonte di spreco, no? Vorrei farvi presente che grazie a questo meccanismo di staff l'ufficio tecnico in questo quinquennio ha prodotto 15 progettazioni di livello che sono stati oggetto di approvazioni, messe in campo a concorso, a richiesta di finanziamento, alcune interpendenti, le cui parcelle, se avessimo dato un incarico esterno, posto che avessimo avuto copertura e legittimazione per operare così, portavano un equivalente di 297.000 euro di spese solamente di parcelle, poi con casse di previdenza, IVA, eccetera, di 378.000. E questa qua non è una cosa che è stata fatta per riempire gli armadi, diciamo, di progetti, perché alcune di queste, cito solo le ultime, per esempio la più recente, che è piccoletta, no? Il recupero funzionale della chiesetta di San Filo, ho firmato la convenzione di finanziamento il 30, sul centro storico dove è stata fatta la progettazione definitiva e l'esecutiva, no? E la parcella solo per queste due fasi ammontava a 135.000. Abbiamo appaltato l'opera, consegneremo in questi giorni i lavori. Cioè, voglio dire, non è, questi qua sono soldi che si sono scomputati e che sul finanziamento di 1.200.000 e più, no, si sono tramutati e si tramuteranno in maggiori opere. Quindi altro che sprechi, io dico, questi sono proprio i segni di una buona e oculata gestione che ha portato, e che d'altronde non ha subito contestazioni nel corso del quinquennio. Ora capisco che nascono questi distinguo legittimi, io ritengo che ognuno di noi argomenta e argomenterà proprio per consentire, perché qua per esempio l'efficientamento e l'ammodernamento per il risparmio energetico della pubblica illuminazione, no? Di 80.000, è una cosa che si è realizzata, che abbiamo fatto, che funziona, cioè funziona dopo aver ottenuto il finanziamento in un bando con concorso a punteggio. Nella passata gestione voi avete approvato il progetto dove era sportello e bastava avere le idoneità per avere il finanziamento, non mi risulta essere mai pervenuta a regione, però l'atto di approvazione io ce l'ho, l'ho conservato perché mi venivano notificate le delibere. Ecco, però mi perdoni se la interrompo, proprio sul tema dell'edilizia storica di cui lei ci sta parlando, è notizia proprio degli ultimi giorni che abbiate, mi pare, ottenuto un finanziamento di, sembra, 80.000 euro, soldi che andranno anche questo a servire. Questo che riguarda il GAL, questo qua abbiamo firmato la convenzione il 30, appunto, entro 7 mesi dovrà essere messa in atto, penso che questa è anche una cosa che condiviso, certo, che verrà gradita da tutti. No? Ora, io capisco che siamo in campagna elettorale e capisco pure che l'occhio del cittadino comune che ci ascolta vuol vedere opere tangibili, no? Cioè, voglio dire, i passaggi preparatori contano poco, magari non mi risulta che lo faccia Piero, perché io sono onesto intellettualmente altrettanto agli altri, però capita che qualcuno dica in giro, ma sono le solite promesse, le chiacchiere, magari pure in qualche volantino si legge, non badate alle promesse, diciamo, che sono faziose, che sono, mi pare che il termine è stato usato poco fa, sterile, no? Se sono sterili dei contratti dove il comune acquisisce e incamera finanziamenti che
diventano contratti e cantieri, scusatemi, ci voglio, io posso capire che ognuno di noi auspicherebbe di poter fare di più e che chiunque di noi vorrebbe presentarsi con un bottino stragonfio al cittadino per dire ho fatto 100 opere, no? Però il quinquennio in giro è stato quello che è stato. Vorrei far anche replicare per Domenico Sasso, proprio sulla questione edilizia storica, adesso c'è questo finanziamento di 80.000 euro, in generale sui risultati raggiunti per il centro storico, a parere suo, questi risultati sono il frutto unicamente dell'impegno dell'amministrazione Candia o il frutto di un percorso avviato da voi che li avete preceduti? È giustissima la sua ultima parte, però io intendo puntualizzare una cosa a scanso di equivoci. Il sindaco l'aveva già messo in luce prima. A parte il confronto che è sempre stato lineare, pacato, e nonostante il distinguo delle appartenenze ovviamente, noi abbiamo votato quasi tutti gli atti loro. Ciò non sta a significare che loro in ogni caso hanno sempre operato bene, perché noi approviamo atti consigliari, non atti giuntali, né tantomeno ci occupiamo della parte amministrativa relativa all'area amministrativa, all'area tecnica, all'area contabile, eccetera, perché lì i tecnici hanno una responsabilità loro propria e loro pubblicano degli atti amministrativi che sono atti amministrativi conseguenziali generalmente a quelli di giunta, salvo che non ci sia il cosiddetto PEG, cioè il piano economico di gestione, che è correlato al bilancio, e allora in quel caso loro agiscono motu proprio senza interventi giuntali né consigliari. Allora, puntualizzando il fatto che noi abbiamo sempre approvato, per esempio per quanto riconcerne la partecipazione a bande o l'approvazione di progetti eccetera, no? E non abbiamo invece approvato mai il rendiconto consuntivo, io vorrei dare lettura ad esempio, proprio per mettere in evidenza che loro hanno operato così dormendo quasi, la parte finale del documento che è un atto pubblico perché è stato allegato all'atto consigliare, ma ogni anno facevamo così. Questo è il consuntivo del 2012, non lo leggo tutto perché ma la parte essenziale. Allora, a parte la premessa, ma la motivazione che ancora una volta ci induce ad esprimere il voto sfavorevole al rendiconto finanziario in esame, prescindendo da qualsiasi ulteriore considerazione, è determinata dalla non corrispondenza previsionale con i risultati di gestione. Gli atti non si sono tradotti in fatti, è il caso della deliberazione numero 23 del 30 settembre del 2009, senza farvela troppo lunga, è il piano di intervento distrettuale di 30.710 euro che erano destinati solo ed esclusivamente al comune di Stignano. Ogni volta che noi approvavamo un consuntivo io ponevo la stessa domanda al sindaco, il sindaco dava assicurazioni che avrebbero presentato un progettino da destinare alle famiglie bisognose, no? Perché si trattava di interventi di politica sociale. Allora, il finanziamento del 2008, noi abbiamo preso atto di tale finanziamento nel 2009, è subentrato Candia come sindaco, perché allora io come Civitas, già l'amico Francesco come timone, eravamo avversari, ha vinto lui le elezioni ed è andato avanti lui ovviamente. In questi 5 anni, perché sono trascorsi 5 anni, questi 30.710 euro non li ha spesi. Cioè, questa è una cosa gravissima. Cioè, qual è il problema? È un problema di competenza, è un problema di cassa, parlo di bilancio in questo caso. Non lo so. Fatto sta che anche nell'ultima seduta consigliare, alla quale io non ho partecipato, devo dare atto che il sindaco ha detto sì, c'è questo problema, adesso provvederemo. Parlo già del 2014, perché è una seduta consigliare, mi pare, dell'inizio dell'anno. Ora, non so, può darsi che lo stiano approntando, però nel frattempo il distretto nord, con l'ufficio di piano e l'ufficio di zona, ha diramato altri bandi che sono stati regolarmente pubblicati. Perciò c'è stata la partecipazione di tutti i 19 comuni facenti parte del comprensorio. Ma in sostanza, cioè noi andiamo compreso il nostro. E io all'ultima seduta, quando tu non c'eri, infatti ho chiarito. No, che su queste voci, no, rispetto sì, Franco, a quanto però, che hanno dato copertura al quinquennio, sì, non c'erano domande ammissibili su Stignano, cioè voglio dire, noi rischiamo di restituire i soldi su alcune di quelle voci. Quindi l'idea è quella di spenderli intercalando in una fase di fermo delle altre attività per evitare ma non per qualcosa, perché altrimenti perdo il filo del disco, non per altro, perché altrimenti certo, facciamo concludere. Cioè, a prescindere dal fatto, io voglio fare una premessa: le nostre discussioni
comunque vadano, potrebbero addirittura risultare sterili per il popolo. Io faccio riferimento per esempio all'articolo 1 della Costituzione che recita semplicemente: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, perciò democratica, demos, kratos, potere del popolo. Poi nel secondo comma dice, allora l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dalle leggi. Mi fermo alla sovranità popolare. Noi potremmo stare qui 10 ore a parlare, sia io che lui, le mie e le sue, rimangono chiacchiere se il popolo prende coscienza e consapevolezza della forza che è in mano. Questo è davvero l'unico strumento di democrazia diretta che il cittadino ha, cioè quello del voto. Ormai, secondo me, la popolazione o con me o con lui si è schierata. Certo, qui tentiamo di dare delucidazioni, poi alcune volte le delucidazioni potrebbero essere anche fazione, perché ognuno difende il proprio, invece dovremmo cercare di essere oggettivi. Però cerchiamo di dare un quadro comune, in modo che gli elettori abbiano anche una linea guida. Dicendo, io non ho detto che addirittura il sindaco in una delibera alla quale io non ho, in un'assemblea alla quale io non ho partecipato, ha manifestato l'idea di spendere questi soldi. Ho detto pure che nel frattempo altri bandi sono stati divulgati. È ovvio che noi facciamo parte del distretto nord, perché sono 19 comuni che fanno parte del distretto nord con comune capofila Caulonia. Però dico, se noi partecipiamo e addirittura pubblichiamo i bandi del 2009-2010 e così via discorrendo, no? Ma perché non dobbiamo praticamente presentare un progettino che ci vede artefici da soli, cioè quei 30.710 euro a cui io faccio riferimento sono da spendere solo ed esclusivamente nel comune di Stignano. Anzi, vi dirò di più, che il 70% di questa somma, cioè 21.000 e rotti euro, sono da destinare essenzialmente alle donne. L'altro 30% anche ad uomini, eccetera. È chiaro che ci deve essere lo stato di disagio economico e ovviamente i soldi non vengono regalati, cioè la prestazione lavorativa deve essere data, ma d'altro canto è giusto che sia così, perché non c'è più la concezione dell'ex ECA quando c'erano le famiglie povere e venivano regalati i soldi. No, oggi ti do i soldi per tu cosa mi offri in cambio? Una prestazione lavorativa. Però ecco, lei mi sta parlando però anche no, di no, ma non è finito, perché qua io tocco velocemente, gliela leggo così non. Allora, interventi di politica sociale, ok, poi campo sportivo polifunzionale, sì. Questi erano i motivi per cui noi non approvavamo il rendiconto. Campo sportivo polifunzionale di Favo, che voi vi siete occupati anche di questa vicenda come Telemia. Sito di Via Mazzini della Briglia Cannuli, è andato in appalto in effetti nel frattempo. Della strada delle case popolari San Sabba, sta andando in appalto. Sì. Della stipulazione dei contratti di locazione per le case popolari. Del piano di spiaggia, uno strumento importantissimo. Del piano strutturale, un altro strumento importantissimo. Di importanza vitale per la collettività stignanese, per tutte le collettività stanziate su un determinato territorio. Condono edilizio, della rimodulazione del progetto dei loculi cimiteriali. Poi 10, quest'ultima parte, che è quello, gestione del servizio idrico, come una cosa meglio. Insomma, importante. Lei ha individuato dei punti che non andavate a condividere. Tanta di quella carne modo. Al fuoco, perché? Cioè, l'amministrazione fosse stata un pochino più solerte, aveva davvero tanta di quella carne al fuoco che poteva vivere di rendita, perché tutte queste cose le abbiamo lasciate. E noi andremo ovviamente noi ad interessarci di tutto questo tra pochissimo, però intanto io vorrei rilacciarmi al suo riferimento alle donne, perché è un tema che mi interessa in particolar modo, perché proprio negli ultimi giorni, ormai siamo in campagna elettorale inoltrata, molte testate giornalistiche hanno titolato quotidiani, insomma le pagine dei quotidiani, siti internet, anche noi stessi di Telemia, dicendo lo strano caso di Stignano, perché il comune di Stignano è uno di quei comuni nelle cui liste non figurano delle donne. Lo chiedo ai candidati consiglieri. Antonio Finis, come mai questa assenza delle donne nelle liste per i candidati al comune di Stignano? Ma io aggiungerei un'altra cosa, oltre alle donne c'è un'assenza, principalmente una lontananza della politica, specialmente i giovani. Io dico, ce l'abbiamo posta la domanda, perché i giovani e maggior parte delle persone, perché è inutile negarlo, tutti abbiamo avuto dei problemi ad andare ad allestire le liste. Voi anche per la conversione in legge del decreto del Rio, quello sulle
città metropolitane e sulle province, perché ci siamo ritrovati a 10 giorni della presentazione delle liste, da 6+1 a 10+1, quindi anche questo è stato un fattore in cui ha inciso, non essendo ancora preparati. Però io dico, la domanda ce la siamo posta perché la gente si allontana dalla politica. Io le faccio un esempio pratico, cioè nel momento in cui io ero vicino a Pier Domenico Sasso e si era sentito dire in giro che mi dovevo candidare con lui, io ho visto anche alcuni amici, non lo nego, sono sincero, alcuni amici che mi facevano la domanda, ma perché? Ecco, però lei se la domanda se l'è fatta, ma la risposta se l'è data? Ma io me la sono data una risposta, ma perché io non devo affidare il mio futuro e quello dei miei figli e non devo partecipare ad altre persone, cioè a terze persone, e non devo partecipare io alle sorti, a quelle che sono le sorti del mio paese? Capisco, girerei la domanda anche a Raffaele Squillaccio. Per il suo invece, come mai niente donne nelle liste al Comune di Stignano? Me lo sono posto già 2 anni or sono, nella qualità di vice sindaco e di componente dell'amministrazione. E avevo cercato di contattare diverse persone di qualsiasi cultura politica o di qualsiasi, perché si inserissero nelle liste. E in una prima fase avevo avuto delle adesioni. Poi successivamente, quando il tempo più si avvicinava verso le elezioni, qualcuno si è tirato indietro, voi per motivi familiari, voi per motivi di studio, voi per motivi di lavoro, perché nella nostra comunità i giovani non hanno futuro, non hanno speranza, non essendoci posti di produttività, quindi ognuno evade. E quindi qualcuno mi ha detto, non me la sento di prendere un impegno a cui poi non posso dare una presenza costante. Questo è uno dei motivi. Per quanto riguarda i giovani, invece io i giovani li vedo lontani, non solo dalla politica, ma anche dalle istituzioni, perché li vedo assenti nelle varie associazioni. È difficile avvicinarli anche a livello parrocchiale. O sono cambiati i tempi, o siamo noi che non riusciamo a dare un segno tangibile di avvicinamento. Potesse pure che sia una colpa nostra, e quindi dobbiamo porci questo interrogativo. Quindi fa critiche e autocritica allo stesso tempo. Poi lei mi sta nominando, come è giusto fare, ovviamente, il legame tra donne, giovani, lavoro. Andrei a Francesco Candia. Appunto, sul fronte lavoro, invece, quanto è stato fatto in un comune ovviamente afflitto, come tanti altri, dalla problematica dei lavoratori LSU-LPU? Quanto è stato fatto dalla vostra amministrazione e quanto intendete fare nel caso in cui tornaste alla guida del Comune di Stignano? Io penso che la risposta alla domanda di lavoro, no, a nessun livello, compreso quello centrale, dove certamente il governo ha più mezzi, più capacità operative e finanziarie per incidere, voglio dire, nessuno può pensare di produrre effetti occupazionali in forma diretta che scaturiscono da provvedimenti, diciamo, di qualunque genere. Quindi si tratta di creare una condizione di maggiore sinergia, più complessiva, dove ognuno fa la propria parte. Io ritengo che anche noi come comune e come amministrazione ci siamo sforzati, do delle risposte precise, a farlo la nostra parte. Prescindendo dal fatto che abbiamo lasciato, perché elencare i problemi lasciati o individuarli come risorse o cose da attuare, a parte un singolo episodio, no? Cioè, significa non fare i conti con la realtà. Mi spiego. Per esempio, quando un comune, per risottolineare la difficoltà generale degli amministratori, e poi pure collegato alla obiezione sulle rispondenze dei consuntivi all'operato, no? È chiaro che se noi facciamo un piano delle opere pubbliche, dove nell'anno ci sono previste 4 appalti, pure se uno arriva verso fine anno ad appaltare, no? Ad esempio quello più grosso da noi, questo che riguarda il centro storico, che è complessivamente un finanziamento di 1.258.000 euro, no? Cioè, c'è ad oggi, perché è un'analisi che vale oggi. Io qua la stampa dell'esito provvisorio della gara del 28-11, esito che è andato sull'albo della provincia e del comune il 17-12,
siamo a 6 mesi di distanza. Ad oggi l'ente non ha in mano l'autorizzazione per stipulare un contratto. Che cosa ci può fare Candia, Sasso o altri rispetto a questo tipo di difficoltà? Allora noi dobbiamo trovare convergenza, no? Nel prendere atto che in alcune cose sbagliamo se ci colpevolizziamo reciprocamente. Noi dobbiamo sfruttare al massimo quella che è l'opportunità e noi riteniamo di averlo fatto e diamo contezza nella rendicontazione amministrativa dell'operato. Però quelle che sono difficoltà oggettive che colpiscono e incombono su tutti, no? Quelle ci dovrebbero trovare più convergenti nel dire non è possibile che un meccanismo burocratico di accertamento di procedure farraginose mi porti che quasi 3 miliardi di vecchie lire che sono immediatamente disponibili dopo che il Comune, attenzione, questa convenzione è stata firmata ed è stato oggetto di polemicucce di secondo ordine di cui siete occupati anche voi un anno fa, Piero, no? Cioè, se a 5 mesi di distanza c'era l'aggiudicazione, attenzione, l'aggiudicazione, questo qua è un problema che l'ha creato la dormienza di Candia, ma mettetevi una mano sulla coscienza anche in questo, no? C'è stato un ufficio efficientissimo che ha portato un altro. Ci sono 6 mesi di attesa, dove se mi date suggerimenti per sbloccarli, noi consegneremo, perché siccome scade il termine di convenzione e c'è una norma di legge che prevede che anche in attesa del contratto in questo caso si possa e si debba procedere alla consegna, lo faremo, però dal 17 di dicembre, cioè 6 mesi fa, siamo tutti, pure voi, in attesa, perché immagino che se questa consegna non si fosse concretizzata per un deficit dell'ufficio, dell'amministrazione o del sindaco, tutti voi solerti sareste stati bravi a tirarci le orecchie prima. Siccome questa qua è una cosa che è documentata e che è qua con lo stemma della provincia, no? Così come con quella che riguarda l'immobile del PISL, nei 4 del consuntivo per esempio 2013, la seconda opera era questa di 233.000 euro che riguarda il recupero di un immobile con il PISL di contrasto allo spopolamento. Io ho preso l'impegno in consiglio, ho mantenuto che entro la chiusura della gestione lo mandava in appalto. Abbiamo consegnato alla SUP il 4 di dicembre, no? C'è ora il verbale del 24-2 di aggiudicazione, però questa gara è uscita dopo 50 sollecitazioni l'8 di febbraio. Cioè, questo noi facciamo gli amministratori con il ruolo che gli elettori ci assegneranno. Io ho raccolto queste sottolineature sul fatto che spesso le posizioni sono pregiudiziali, noi non siamo qua per convincere nessuno forse, però certamente siamo qua tutti col dovere di rendere partecipi argomenti che noi addetti ai lavori conosciamo, però, ma che devono diventare sempre di più di dominio pubblico, perché soltanto un'azione più forte delle forze locali, che però siamo sempre un piccolo paese, noi in certe cose siamo stati molto uniti. Io dico che serve pure più unità fuori comprensori, però attenzione dentro il nostro comune a non sbagliare su una cosa. Io capisco che spesso più alle spalle che in faccia, non direttamente da chi è in prima fila, si viene criticato. Io vengo tagliuzzato sul fatto che mi impegno fuori comune. Io questa è una linea che la volta scorsa ho messo in programma, che penso che anche la mia coalizione approvi, perché ognuno di noi ha il dovere di operare pure a beneficio del comprensorio. Sarebbe un errore madornale se io pensassi che non occuparmi della 106, non occuparmi delle discariche, non occuparmi di ospedale, cioè, significa dedicarmi di più o meglio al comune. Quelle sono cose che in forma indiretta o di livello superiore incidono sulla vita di ognuno di noi. Allora su queste cose, no, è giusto che la campagna si concentri, raccogliendo anche il consenso della gente, su azioni di carattere politico più elevato che mi auguro trovino futuro anche consenso e adesione,
perché ci siano risposte e aiuti che provengono da fuori, che rendono più leggeri gli iter. Finisco. Sull'occupazione, sugli LPU, abbiamo utilizzato le opportunità che ci sono state. Per esempio, il Comune ha partecipato al PLL con un comune delle Serre Calabresi, abbiamo ottenuto pure là un finanziamento complessivo di 800.000 euro. Sono passati 7 mesi, ancora non sono arrivate le convenzioni ai comuni, sarà la regione a fare i bandi per i beneficiari. Insomma, in sostanza lei ci sta dicendo, abbiamo utilizzato le convenzioni per i tirocinanti percettori di Cosindero, 8 hanno lavorato, attaccheranno il 1 giugno, altri 10. Cioè, voglio dire, non è vero che siano stati dormenti. Capiamo, abbiamo utilizzato a 360 gradi. Mi perdoni, la devo interrompere, no? Stiamo dicendo, lei ci sta giustamente replicando. Vabbè, allora hai fatto male pure tu l'esercizio della minoranza, perché tu siete accorgi dopo 40, dopo 4 anni e 10 mesi che siamo stati in letargo, probabilmente. No, io ve l'ho detto, ecco, facciamolo però replicare per domenica. Consiglio comunale, io te l'ho detto. Ma io ti sto dando risposta di merito. Lasciamo un attimo per replicare Pier Domenico Sasso, perché l'amministrazione è dormiente. Noi andiamo d'accordissimo come amici, quando ci incontriamo al bar, ci incontriamo per strada, poi nel momento in cui qualcuno ti punzecchia, tu ti alteri. Ma e invece no, scusa, sì, lasciamo replicare un attimino. Scusami, ti sei già alterato, perché io lo noto dalla tonalità della tua voce. No, tu sai che mi accendo sempre. No, no, tu la passione attimi, me l'hai sempre riconosciuto. No, io la passione te la riconosco. Perché le conoscono pure. Guarda, lo sai che sono una persona intellettualmente onesta, me l'hai riconosciuto come io l'ho riconosciuto a te. Però bisogna essere onesti fino in fondo. Cioè, ho sempre detto, già nel 2004, quando eravamo in tre, ho sostenuto pubblicamente, perciò contro i miei interessi, che l'unico uomo di spessore politico astiniano era ed è Francesco Candia. Non lo nego. Però, io sa come intendo la politica? Io voglio ritornare alla polis, al governo delle città-stato, cioè alla politica inventata dai greci assieme alla filosofia, cioè a quel tipo di politica, la politica fatta per le città per amministrare nell'esclusivo interesse di una collettività. Però in che modo hanno dormito e come intende risvegliare questa amministrazione? No, andiamo al concreto. Loro non si potranno più risvegliare, perché io sto dicendo, ho votato molti atti loro. No? Molti atti loro, soprattutto i lavori pubblici, cioè non è che siamo andati mai contro, però dice non dormono, no, loro sono in letargo proprio, ancora non si sono svegliati, questo è il problema. Le strade, lui ha nominato il sindaco, non io, la strada delle case popolari. Sa cosa abbiamo fatto noi di Civitas? San Saba, sì, a San Saba. Sa cosa abbiamo fatto noi di Civitas? Abbiamo lasciato il progetto esecutivo. Io speravo di poterla appaltare quell'opera, non ci sono riuscito, è stata una mia colpa, tant'è vero che poi ho avuto la mannaia dei cittadini, perché non ho vinto le elezioni, le ho perse. Ma da allora ad oggi sono trascorsi 5 anni, qui si tratta di essere dormienti, si tratta di un semplice torpore, no, qui siamo in pieno letargo e non ci siamo ancora svegliati, questa è la verità, ragazzi, perché non solo abbiamo lasciato il progetto esecutivo per la strada delle case popolari, abbiamo lasciato tutto il corredo della pratica, addirittura noi stavamo attingendo già il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, che nel marzo di quell'anno, del 2009, già chiedeva elementi integrativi di giudizi proprio per poter dare il mutuo. Avevamo perciò fatto la dichiarazione di pubblica utilità in Consiglio Comunale, avevamo portato la variante al piano regolatore generale, cioè la pratica era a posto. Sa cosa hanno fatto loro, questa amministrazione tanto solerte? Cioè ha approvato gli atti soltanto ultimamente, e sa cosa è andato a fare? È andato semplicemente a modificare il quadro economico di un progetto già esistente, cioè del progetto esecutivo nostro. L'opera è stata finanziata il 27 dicembre 2012, Pierre. Sono atti certi. Io ho qui le carte, cioè se tu, io non vedi che non intervengo mai quando parli tu, invece proprio perché sei un politico vecchia maniera tu intervieni ed interrompi, e questa è la differenza sostanziale tra me e te. Per quanto riguarda queste carte, cioè la strada delle case popolari, io vorrei semplicemente che lei notasse una cosa, no, io voglio che la notino soprattutto gli ascoltatori nostri, spero che ci siano molti ascoltatori stignanesi che vengono da noi, da noi tutti insieme salutati, mandiamo un saluto. Ci saranno certamente, proseguiamo subito. Guardi il quadro economico, io avevo lasciato un quadro economico il cui importo per l'esecuzione dei lavori è di 79.000 e rotti euro.
Candia, qual era no, il aspetti, punto no, no, no. Sasso? Allora, adesso i lavori a distanza di 5 anni, modifichiamo il quadro economico perché è cambiata la legge sugli espropri, proprio perché loro hanno temporeggiato proprio, è troppo. Allora, la somma, i lavori sono identici, la somma di quant'è? Di 57.000 euro del nuovo quadro economico. Gli espropri salgono a 22.000 euro, per come era giusto che fosse, ma se loro avessero appaltato l'opera all'indomani del proprio insediamento, questo problema non ci sarebbe stato e l'opera era già realizzata. E adesso voi cosa però intendete fare? Non per risvegliare ovviamente la loro amministrazione, ma l'attività amministrativa nel caso in cui fosse voi a vincere. Noi non vogliamo correre il rischio di addormentarci. Se, nel caso in cui dovessimo vincere, innanzitutto porteremo a termine tutte queste opere, anche per una sorta di principio di continuità amministrativa che condivide anche Candia, lo condividiamo, l'abbiamo sempre condiviso ed è giusto che così sia. Perciò è chiaro, ormai questa opera io spero che sia realizzata. Saremo attenti al piano spiaggia, abbiamo lasciato il piano spiaggia in adozione, hanno partecipato anche Candia come gruppo di minoranza loro all'adozione del piano spiaggia, però io oggi ancora non so che fine abbia fatto quel piano. Il piano strutturale comunale, ad esempio, no? Se lei va sul sito ufficiale del comune, vede questa copertina, traccia metodologica del PSC. Qui cosa c'è scritto? Aprile 2009. Se lei va sul sito del comune, sa cosa c'è scritto? Aprile 2011. E non so come mai. Però, dico, questo è un conferimento di incarico che avevamo già dato noi allora, questo strumento urbanistico tanto importante. E la traccia metodologica su cartaceo e su dischetto era già stata consegnata alla mia amministrazione e poi a loro. Cioè sono passati altri 5 anni, adesso si rischia addirittura di avere il commissariamento per questa pratica, si rischia, salvo che non vengano ulteriormente diluiti i termini nel tempo. Però dico, perché è passato inutilmente tutto questo tempo? Cioè questo è uno strumento che era stato di volta in volta il cavallo di battaglia di ogni sindaco che si presentava alla candidatura delle amministrative. Ecco, io lo chiederei all'uscente vice sindaco Raffaele Squillace, insomma, ancora Pier Domenico Sasso continua a dire che avete in qualche modo dormito. Condivide questa visione dei fatti? Immaginiamo ovviamente di no, ma per quale motivo e poi a che punto siamo con il piano spiaggia? Con il piano spiaggia non sono all'altezza di rispondere perché è una pratica che sta vedendo il sindaco e io non me ne occupo. Per quanto riguarda il discorso del dormiente, io devo rispondere all'amico Sasso, che in questi anni noi non abbiamo dormito. Forse sono addormentati loro quando sono andati a tracciare con i picchetti la strada delle case popolari, in cambio di voti, tra parentesi. Forse sono stati dormenti loro quando dovevano votare i riconoscimenti dei debiti fatti dalla sua amministrazione, lavori fatti 3-4 mesi prima, senza impegno di spesa, senza determine, e che hanno avuto il coraggio di votare negativamente il primo anno, cose che poi hanno portato avanti anche negli anni successivi, ma già i debiti fatti da loro non l'hanno riconosciuto. Certo non abbiamo dormito quando abbiamo dovuto affrontare le spese col Comune di Riace di 104.000 euro di convenzione con la segreteria, lasciateci sul tavolo. Non abbiamo dormito quando abbiamo trovato 540.000 euro di debito con la Regione Calabria per l'acqua, che abbiamo dovuto... Questa è un'assurdità però. È un'assurdità, può darsi, sì. Abbiamo dovuto rateizzare. Certo. Per quale motivo è un'assurdità? È un'assurdità perché mancano 5 anni di riscossione per quanto riguarda l'acqua. Parli col sindaco che è persona più ferrata. Lascerei un attimo intervenire anche... Perché se dicono tutte queste leggerie, poi mi inalbero anch'io. Io sono una persona Scusa, ma non dovete nemmeno incontrare. Vado a picchettare, guarda che io non vado neanche a cercare voti nel mio paese, lo sai perfettamente, tu dici vado a picchettare, non faccio interi di spesa. E allora facciamo i distinti. Che devono essere fatti, capito? Perché ci sono persone per bene e le stofanti. Seconda schiera non faccio parte di questa seconda schiera, ma voi dite parole che nessuno ha detto. Non ho capito, io ho detto che ci sono, ma tu dici che non posso offendere il vice sindaco, io non mi permetto di offendere nessuno. Pensavo di essere qua non ce ne sono. Francesco, ci confrontiamo nel merito di alcune cose, fatelo finire. Se questo significa aver dormito in questi 5 anni, se questo significa non aver portato avanti i progetti di cui all'approvazione alcuni sono già approvati, c'è solo la consegna dei lavori e alcuni è stato fermato già il contratto,
se significa questo dormire per un amministratore, vuol dire, vorrei che mi ponesse il problema che significa svegliarsi. Qui le dice dormire non abbiamo il letargo, non siamo in alcun modo. Allora, Antonio Filis, prego. Intanto a me dispiace per l'affermazione che ha fatto Raffaele, perché non penso che con i picchetti si sono andati a cercare dei voti. Cioè, siamo fuori da ogni logica di campagna elettorale. Oltre a questo, io dico, se il comune di Stignano si trovava indebitato, come fa un'amministrazione a permettersi, e io rispondo alla domanda, a quello che ha affermato Francesco prima sull'ufficio di staff, dove posso essere pure d'accordo se c'è stata una ricaduta economica, ma scusatemi, l'addetto all'immagine in un comune di 1000 abitanti, a che cosa serve? 600 euro al mese o più, io mo non so, non sono andato a quantificare, la ricaduta economica, spendiamo 600-700 euro al mese, ma la ricaduta economica qual è? La festa del casale? Pure. Ma e quant'è stata questa ricaduta economica? Abbiamo noi la festa del casale è il bicentenario, ma la ricaduta economica qual è stata? Bicentenario biennale. Dice, troppo poco a fronte della spesa, siamo noi in chiusura, chiederei ancora a Raffaele Squillaci un attimo di andare a fare una panoramica invece di quello che è nel concreto poi il programma con il quale vi affacciate a queste elezioni amministrative. Qual è il programma proposto dalla lista Timone diretta da Franco Cambia? Mettere ordine nell'apparato burocratico, cercare di portare avanti una situazione di bilancio economica, partire con la differenziata, perché noi abbiamo acquistato 240.000 euro di attrezzature e dobbiamo partire quanto prima, stiamo solo aspettando il risvolto delle ultime operazioni per quanto riguarda il carico e lo scarico dei contenitori. Questi sono gli obiettivi. Abbiamo in atto il discorso della pineta che è andata in appalto, questa è un'opera già appaltata che debbono iniziare i lavori. Tutto quello che c'è di carne a fuoco che cerchiamo di portare avanti nella completa disponibilità. Procedere in sostanza nel percorso che avete avviato. Stessa cosa chiedo ad Antonio Finis, brevissimamente invece ci rispolvere un po' quello che è il vostro di programma. Volevo spendere due parole sulla lista Civitas e per come è venuta fuori questa lista. Il fulcro centrale è la squadra, perché una squadra che lavori, che vada avanti e una squadra che non si fermi il 25 maggio, qualunque esso sia il risultato elettorale, perdenti o vincenti, la squadra e tutti, io ho visto entusiasmo in tutti i candidati, dovrà continuare da qui a 5 anni fino alla fine del mandato elettorale. In questo modo io penso che veramente diamo un senso a quello che è avere un progetto politico e diamo per lo più fiducia ai cittadini, perché i cittadini la fiducia l'hanno persa nei confronti dei politici, da entrambe le parti, non solo dalla lista di Francesco o della lista di Pierre. La domanda conclusiva infine è affidata e diretta ai candidati sindaco. Primo Francesco Candia, perché in ultimo come appello finale votare voi e non la lista che fa capo a Pier Domenico Sasso? Perché abbiamo dato prova concreta di mettere in campo e di portare verso la realizzazione cose che non avevamo nemmeno totalmente esplicitato 5 anni fa. Io invito tutti a rileggersi il programma vecchio che è contenuto nella relazione di fine mandato, c'è una sintesi di cose, noi abbiamo agito nel campo ambientale dove abbiamo efficientato il depuratore, abbiamo allacciato i sistemi a Rocella, abbiamo recuperato zone in depressione su un paese. È stata realizzata una stazione fotovoltaica da 20 kW in funzione sopra l'edificio
scolastico, abbiamo messo in funzione pure quelle reti vecchissime elettriche che verranno totalmente rinnovate, diciamo già portate all'opera, a consegna, cioè, portando verso un risparmio di prosegui consumi su reti che erano fatiscenti, diciamo, no? E quindi noi ciò che abbiamo proposto, ed è complesso illustrare il programma, abbiamo la certezza di avere, non in mente, di aver indicato come fare. Noi non abbiamo scritto andremo a verificare se è fattibile. Noi per 5 anni abbiamo tenuto ferme tutte le tariffazioni, addirittura riducendole. Il nostro è uno dei pochissimi comuni che l'anno scorso è rimasto al regime di Tarso. Questo significa che abbiamo emesso un ruolo di 110.000 euro per i servizi ambientali a fronte di 157 che ce ne avrebbe imposto il nuovo sistema. Noi abbiamo fatto risparmiare il 42%, però quando io ho preso in gestione il comune, la regione, faceva pagare 27 euro a tonnellata per la tassa di discarica, adesso se ne paga 104. Significa che per far questo non è che abbiamo messo soldi di tasca propria, non abbiamo nemmeno attinto o venduto o svenduto alcunché ad oggi, però certamente c'è stata una gestione quotidiana dedita anche in lavoro non sempre visibile, perché poi l'attenzione, no, nell'opinione pubblica, in questo condivido il rilievo e la raccomandazione, l'appello che ha fatto Tonino, cioè il problema è che ci si desta solo nella casa elettorale. Durante i 4-5 anni, i consigli, le forze hanno partecipato, per esempio pubblico alcunché, ecco perché un appello, una cosa contro l'antipolitica a riscoprire il valore della partecipazione. E anche a votare la lista. Chiudo, no. Paradossalmente l'altro giorno ero convinto che noi fossimo la lista più vecchia, no? Ho fatto la media, la nostra è attorno ai 45-46 anni, la loro un anno e mezzo in più, però quindi le medie sono sopra i 45, se aggiungiamo i due candidati a sindaco c'è un divario, ma non è un paradosso che io con gli stessi candidati di 20 anni a oggi potrei venire qua a dire la lista più giovane? No, il rischio di essersi invecchiata la politica, ma la politica non si è invecchiata per colpa di tutti quelli del vecchio sistema. Chi porta dietro la passionalità, chi porta dietro uno spirito di servizio, io penso che è in condizioni ancora di stare in campo, comunque di sperare che i giovani scoprano la stessa cosa. Quindi l'auspicio e l'appello che faccio io è di dare il comune ancora a noi per il completamento di queste cose, e poi che di quei 5 anni ci ritroviamo a dilettarci verso la vecchiaia e cedere la mano. Perfetto, gente, la devo interrompere, ultima domanda anche. No, solo per dire, no, mi spiace perché abbiamo quasi parlato in generale. Sì. Ultima domanda anche a Pier Domenico Sasso, brevissimamente le chiedo per cortesia per quale motivo invece votare la sua di lista, e con questa chiudiamo. Beh, votare la mia lista per quale motivo? Perché noi garantiamo che sicuramente il piano strutturale comunale avrà concretezza, che il piano di spiaggia avrà concretezza, ma mi riferisco soprattutto a questi strumenti urbanistici, perché sono strumenti essenziali. Che ha citato? Sì, che sono stati, anche perché sono stati adottati già il piano di spiaggia adottato dall'amministrazione capeggiata da me nel 2004-2009. Quest'altro la tratta non è che sto parlando di qualcos'altro, ma perché questi dovranno costituire un volano di crescita economica e sociale sul nostro territorio, sia perciò il PSC sia il piano di spiaggia. Poi ovviamente andremo a riformare gli uffici, perché a noi non va giù che ci siano due tecnici, che ci sia chi curi l'immagine, eccetera, perché sono spese che superano i 100.000 euro in una legislatura, ci avviciniamo quasi a circa 150.000 euro, perciò non capisco perché parlano di problemi finanziari quando poi ci permettono il lusso addirittura di affrontare certe spese. Noi queste spese sicuramente i cittadini possono stare tranquilli, le decurtiamo. Certamente, cioè diamo proprio la garanzia ufficiale che lo faremo, e faremo questo per quale motivo? Perché vorremmo decurtare di qualche punto, sempre parlando con il ragioniere ovviamente, sia l'IRPEF e soprattutto l'IMU
per quanto riguarda le seconde abitazioni e le abitazioni diverse, cioè gli immobili diversi dalle abitazioni, perché il nostro Perfetto. Comune ha applicato l'aliquota massima del 10,60. Perfetto, la ringrazio. Allora noi con gli appelli finali andiamo a concludere questa intensa puntata di Al Voto che vi ricordo tornerà ovviamente in maniera puntuale lunedì. Ringrazio gli ospiti in studio e ringrazio voi per averci seguito. A tutti buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie a voi.